Leonida, ma si può sapere dove stavi? Quando ti chiamo devi correre qui, immediatamente. Io ancora non posseggo un cavallo. Ma ditemi, che c'è? Cerca mia figlia e portala qui, immediatamente. Devo parlare. Forse è meglio non farla agitare. Lo sapete anche voi che in questi ultimi giorni Antea è molto tesa. Questi sono affari miei. E tu non ti devi intromettere quando io parlo. Porta mia figlia qui, subito. Io non mi intrometto. Se non toccate la mia Antea. Padre, mi avete chiamata? Non ho molto tempo. Siediti e ascolta. Il re mi ha convocato e al più presto devo partire per andare a definire questo assalto dei corsari, specialmente uno dei più feroci, Dragut Rais. Voi qui non siete al sicuro senza un uomo che vi protegge. E dico uomo, nobile, coraggioso, devoto. E non è più il momento di fare le bizze. Il nostro vicino è l'uomo adatto a te. Cosa? È certamente la persona più adatta a difendervi tutti. Io sono tuo padre. Ed è il momento che tu mi devi obbedire. Questo è un mio ordine. Adesso andrò dal nostro vicino e gli dirò che tu diventerai sua sposa e che sarà sua moglie. Mai e poi mai io sposerò quell'uomo, mai! Io sposerò Arrigo e nessun altro. E non dirmi che è l'uomo per me. Lo hai dimenticato quando ha buttato con un cappio la tua prima moglie? Beh, io non l'ho dimenticato. Io sposerò Arrigo, che tu voglia o no. Andrò via, lontano con Arrigo. E nessuno più saprà di me, di noi. Tu non sposerai mai un mio vassallo. Tu sei mia figlia. E farai quello che io dico. E senza storie! Perché io ho il potere di fare ciò che voglio. Ed io voglio che lo sposi. E lo sposerai. Anche a costo di trascinarti personalmente in chiesa! Tu non lo farai perché io me ne andrò via di qui e non tornerò mai più, capito? Mai più! E allora, prima che ciò avvenga, ti ammazzerò con le mie mani, capito? Ti ammazzerò! Ti ammazzerò! Voi non ammazzerete proprio nessuno. Voi toccherete la mia Antea. Sì, la mia Antea. L'ho cresciuta io dopo che la mamma morì. Voi non siete un padre amorevole. Cosa? Come osate parlare a me in questo tono? Siete un feroce animale. Come? Feroce animale! Nessuno vi ama! Non è la ricchezza che fa l'uomo, ma è l'amore per gli altri che fa una persona grande, come ha sempre fatto vostra figlia. Voi non toccherete Antea, mai, finché campo! Vieni, Antea, la tua mamma dal cielo ti proteggerà, ed io per te ci sarò sempre. Vedrai che le cose si sistemeranno e tu ti sposerai con Arrigo. È inaudito! Mia figlia che osa parlarmi così. E quell'essere inutile che si permette di parlarmi in questo modo, di minacciarmi. Ma appena torno,